individuale anche attraverso le sue componenti, la componente x e la componente y, no? Se ve lo ricordate. Sicuramente ricorderete che A come lo potete trovare, o meglio, V come lo potete trovare? Questo è il triangolo rettangolo dove A per è la B base fratte 2 e B è l'altezza. Possiamo applicare Pitagora e sappiamo che la relazione di V è uguale a B quadrata di A al quadrato più B al quadrato. Semplice, no? Ritrovate? Studia me. Lo ricordate? Sì, sì, sì. No. No? Sì, sì. Pitagora, ragazzi, si fa l'elementare. No. Questo è quello che non si fa all'elementare, ma dovete ricordare un po' di trigonometria. Vi ricordate per caso, se io conosco l'angolo del campo che sta qua in mezzo, dalla conoscenza dell'ipotenusa posso tirarmi fuori A e B? Sì, sì. E allora A è uguale all'ipotenusa, cioè la lunghezza del vettore, per cosino di gamma. B posso individuarlo alla stessa maniera, V per il seno di gamma. Bastate? Allora, B fratto A sarà uguale a cosa? A se V seno di gamma fratto V modulo coseno di gamma, o no? V è V, lo semplifico, seno fratto coseno uguale tangente, tangente di gamma, giusto così? Sempre. Per scrivere le formulette al volo, no? Ci sta. Eh? Sì, sì. Beh, vedete che quei punti li possiamo facilmente ritrovare. Le proiezioni di quel vettore lungo gli assi coordinati non sono difficili da calcolare. E a questo punto mi viene in mente una cosa. Io a questo punto qui, se stessimo ragionando da un punto di vista geometrico, come lo individuerei? È un punto qualsiasi, do le coordinate. Questo punto avrà coordinata A, intendendo la posizione sull'asse che avrei, e coordinata B. Ma c'è anche un altro modo, cioè io quel vettore V lo posso vedere, guardiamo V di tipo 1, perché è in quel punto che ha quella posizione, lo posso dire come A più J B. Probabilmente in matematica vi avranno detto V di con 1 è uguale a A più B di B. Ma in elettronica e elettrotecnica il simbolo I indica la corrente e quindi sostituiamo la I per la J. Questo è né più né meno quello che esprimete quando date le coordinate. Perché state dicendo che questo vettore, più che un vettore è un punto in questo momento, perché io sto considerando più il vettore che ruota, ma il vettore in un determinato istante, mentre si trova in questo punto, avrà coordinata sull'ascisse lunga A e coordinata sull'ordinata lunga B. Non è l'equazione di una parte. Lascia stare. Take care. Non lo so. Take care. Io sto
dicendo che il punto V di T con 1, che sta qua, lo vedo come proiezione sull'asse dei numeri reali A e come proiezione su quest'altro asse B. Per capirci, è come se giocassimo a battaglia navale. Solo che a battaglia navale avete lettere e numeri. Siccome in matematica, insomma, non è conveniente qui usare lettere e numeri, usiamo numeri e numeri. Per distinguere le due lunghezze, io ci metto davanti un simbolo. Questo simbolo mi fa comprendere che io quel valore lo devo prendere sull'asse delle ordinate. Ci state? So benissimo che è un modo un po', come dire, atipico di arrivare a parlare di numeri complessi, ma spero che in questo modo vediate l'aggancio che io ho con tutto quello che ci serve per andare a ragionare su grandezze elettriche in regime alternato, perché il punto è: regime alternato sinusoidale è quello che devo trattare. Questa sinusoide io la metto in corrispondenza univoca con un vettore che ruota intorno a un sistema di assi. Questo vettore a sua volta, bloccando la situazione istante per istante, lo posso vedere anche come insieme di coordinate, come vettore che ha delle coordinate. Da un punto di vista matematico, è un po' come i versori in fisica, io dico questo punto qui lo posso vedere come, tra virgolette, molte virgolette, somma, che non significa fare la somma, dovreste fare la somma vettoriale, tra le due proiezioni, e per distinguere che un valore lo devo prendere su un asse e l'altro lo devo prendere sull'asse, su un altro, metto il valore che vado a prendere sull'ordinata con un simbolo J. I matematici utilizzano la I. Ci state? Perché sto facendo sta roba? Perché vedo anche che questo, in qualsiasi posizione si trovi, è alla fine un angolo rettangolo, un triangolo rettangolo. E ho questo tipo di facilitazione, per cui seno, coseno, tangente e altre robe del genere, che ci servono dall'altra parte, vengono in qualche maniera riportati in queste proiezioni. Ci state? Questo è più o meno il filo conduttore. Prof, ma la I che cosa sta in quella? Matematicamente questo è un numero complesso. Ah, quella sotto. Voi conoscete solo i numeri reali. Cioè conoscete e sapete individuare, matematicamente parlando, solo i numeri che giacciono su una retta, la retta dei numeri reali. Ci state? Matematica questo deve fare, no? Più 5,1, meno 10.640. Qualsiasi punto di quelli che conoscete si trova su questa retta orientata. Pensate, un punto qualsiasi si trova su questa retta. Per questo io vi ho detto, questo è l'asse dei numeri reali. Ci stiamo? Sì, ma la I. Aspetta. Quindi tu con i numeri che conosci riesci a identificare qualsiasi punto di una retta. Ci stiamo? E i punti del piano? Come li rappresenti matematicamente i numeri di un piano? Ci stai, qual è il problema? Beh, una soluzione è questa qua. Dici io, mi faccio un altro asse che è a 90 gradi rispetto a quello degli assi reali, e in questo modo, attraverso le coordinate, posso rappresentare qualsiasi punto del piano, o no? Gioco a battaglia navale, se volete. Ci state? I numeri del piano si chiamano numeri complessi. Perché complessi? Perché non sono reali. Non giacciono, non che non sono reali nel senso che non hanno una identità, non giacciono sull'asse dei numeri reali, non sono quelli che conoscete sino ad ora, ma giacciono in un piano, e per trovare i punti di quel piano avete bisogno di due assi.
uno che può essere tranquillamente quello dei numeri reali, un altro che è uguale a quell'altro, solo che lo battezzate immaginario, asse dei numeri immaginari. Chiamate Giovanni, lo chiamate Francesco, poco importa. Però grazie a questo secondo asse voi potete identificare e ampliare i numeri che conoscete ad un piano, o no? Perché basta che date le due coordinate e dite che una sta sull'asse dell'asse immaginario puro e determinate qualsiasi punto di qualsiasi piano. Vi trovate o no? Ci stiamo. Ribadisco, come se giocaste a battaglia navale. Solo che al posto delle lettere avete degli altri numeri e quei numeri li battezzate immaginari puri. Ma da questo punto di vista a noi serve per identificare i punti di un piano. E nella fattispecie identificare la posizione del nostro vettore rotante in un determinato istante. Complicato? Concettualmente forse sì. Stand by.